Vedere la vita esterna. Il mistico di città di VB. L'arago continuò. Mi rendo conto che per lei è triste vedere la vita esterna che prosegue superba e indifferente mentre la sua vita si è fermata. È proprio questo che non deve fare. Credere al distacco da suo marito. Lei deve controllare il suo dolore, perché se è arrivato, era giusto che arrivasse, e non deve credere che questo periodo della sua vita sia perso, ma al contrario, che è molto utile. Non capisco, sospirò la donna. Fa bene a dirmi che non capisce. Intendo dire che se lei soffre è perché la legge non aveva altro modo per farla evolvere. L'arago gettava il seme dei suoi concetti. Era poi l'interlocutore che maturava il seme dentro di sé e tornava per chiedergli spiegazioni. Così l'arago era presente per l'intero tragitto del suo aiuto. «Quando è che lei soffre di più?» chiese. «Nelle ore in cui mio marito ed io stavamo insieme. E come reagisce?» In nessun modo. Male, quando si sente soffocare dal dolore, deve sapere che in quel momento sta facendo molto male a suo marito. Perché, disse la donna, perché suo marito le è vicino e soffre perché lei non si accorge che le è vicino. Questo che le dico non la farà soffrire di meno, ma io la prego di riflettere sulle mie parole pur continuando a soffrire. Poi anche lei comincerà a sentire la presenza di suo marito.